Genova. Ascoltiamo la relazione del dottor Salvatore Di Meglio. Aterosclerosi, il ruolo dell'infiammazione cronica di basso grado e dello stress ossidativo. Prego. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ti ho mai detto prima, mi raccomando che c'è il treno, visto che siamo in orario. Chissà se arriva. Se c'è. Dovevamo. Allora ragazzi, io sono privilegiato nel avere questi amici, questi relatori. Dottor Di Meglio è uno dei docenti più straordinari in moltissime scuole di formazione, è un grande medico, un uomo straordinario, un centro S-Drive. Un centro S-Drive. Però insomma, medicina funzionale è naturale. È la tua vita. Come no. Allora, facciamo avviare... Vai, prego. Ok, buonasera a tutti, grazie ancora per stare qui, grazie a te Giorgio. Io sono un medico che fa clinica, quindi che visto i pazienti e cerco di passare informazioni, quindi tutte queste relazioni di oggi sono super fondamentali e per il mio aggiornamento come poi docente in altri corsi e per passare l'informazione al paziente. Pazienti che venivano fino a decine di anni fa chiedendo un supporto nutrizionale perché erano in sovrappeso, da un po' di anni vengono pazienti che chiedono supporto nutrizionale per appunto malattie cronico-degenerative o malattie tumorali, quindi è cambiata la richiesta nel corso degli anni. E la storia infinita è quella del colesterolo e dell'aterosclerosi. Io dico ai pazienti che 220 di colesterolo totale senza nessun altro riferimento non ha nessun valore, il paziente va dal medico curante e dice no, devi prendere la statina. Allora mi è venuta l'idea di parlare appunto di aterosclerosi e già alla fine degli anni 90 vengono pubblicati dei primi lavori che mettono in luce forse c'è un ruolo dell'infiammazione nella problematica coronarica. Più in là, più avanti, addirittura dei primi tentativi terapeutici per cercare con dei rimedi che non erano stati creati per la patologia aterosclerotica, per cercare di ridurre l'infiammazione e quindi avere un effetto, un beneficio anche su quello che era appunto l'aterosclerosi, fino ad arrivare a questo trial controllato, randomizzato dell'anno scorso, che dice che è meglio andare a dosare una PCR ad elevata sensibilità che non il colesterolo LDL. Che poi, tra l'altro, come si diceva, il vero colesterolo LDL pericoloso è quello glicato ed ossidato. Poi bisogna fare il rapporto con delle apolipoproteine, lasciamo stare. Quindi l'aterosclerosi è una malattia infiammatoria dell'intima. E allora ecco che cambiano i parametri. Bisogna quindi cercare di inculcare in questi pazienti che se fa un'eccezione oggi e domani perché il compleanno Dio c'è la ricorrenza alfa, non è che non abbia un effetto negativo. Ha comunque un effetto negativo perché per quel poco che ingerisce di cibo anomalo, diciamo così, avremo sicuramente un aumento dell'infiammazione nei giorni successivi, visto che al di là dei fattori di rischio storici, ce ne sono degli altri, ci sono fattori microbici, c'è la stessa disbiosi oppure le disbiosi intestinali come fattori di rischio per malattie cardiovascolari, ci sono ovviamente le malattie croniche infiammatorie, ci sono quelle ambientali e tutto questo, come si è detto in questi due giorni, è epigenetica, che per fortuna viviamo in questa era dove è venuta alla luce questa verità. L'intestino, l'asse intestino malattie cardiovascolari, non ci soffermiamo, ma un intestino con una disbiosi intestinale riduce gli acidi grassi a catena corta, riduce il GLP2, aumenta il timaio e riduce quella PAGIN che va a stimolare l'aggregabilità delle piastrine. Quindi un intestino che non sta nella migliore delle sue condizioni può condizionare la comparsa di malattie cardiovascolari, così come la sedentarietà, ce lo siamo detti, così come l'inquinamento
atmosferico, ma in un lavoro recentissimo pubblicato qualche giorno fa, addirittura l'inquinamento atmosferico crea una osteoporosi sempre per gli stessi meccanismi dell'infiammazione e dell'ossidazione. E poi le microplastiche, le nanoplastiche e tutte le infezioni virali, tutte quelle che stanno scritte lì, attraverso lo stesso meccanismo della stimolazione dell'iperattivazione delle citochine, crea aterosclerosi. Quindi ci siamo. Ma il problema è dura, perché è semplice prendere il farmaco A, B, C e continuare ad avere le proprie abitudini. E quando bisogna cambiare le proprie abitudini diventa un fatto impossibile. Per non parlare poi delle riattivazioni dell'herpes virus da vaccinazione anti-Covid 2019. Dieta proinfiammatoria. Velocissimi, ma perché parlo di questo? Perché queste caratteristiche di queste cose da evitare sono all'ordine del giorno, all'ordine del minuto. In ogni giornata ci sono più e più contatti con presunti cibi, ma sono prodotti alimentari che contengono tutto ciò che inducono uno stato infiammatorio endoteliale dimostrato, già pubblicato già nel 2007. E se questo stato infiammatorio, se il consumo di quelle cose è continuato e reiterato, io sto continuamente in uno stato infiammatorio, legando quello che io mangio alle mie condizioni pro-infiammatorie. E un lavoro pubblicato forse credo un paio d'anni fa ha messo in correlazione l'iperglicemia, che sappiamo che andando a stimolare l'insulina fa determina un aumento del volume degli adipociti, da cui deriva uno stato proinfiammatorio, l'aumento del miotile gliossale e la produzione degli AGEs, che sono delle molecole irreversibili e rappresentano il link tra l'alimentazione e le complicanze vascolari nel diabete. In tutto ciò, per trasformare questi eccessi di zuccheri per assorbire, l'insulina determina uno stress ossidativo, un'ennesima fonte di stress ossidativo. Perché? Questo è il lavoro pubblicato nel 2021, per trasformare questi eccessi di zuccheri in molecole da poter essere poi introdotte nelle varie cellule, consuma quantità esagerate di glutatione. Quindi, prima ancora dell'azione proinfiammatoria di mangiare in un certo modo, c'è l'ossidazione, che si aggiunge a tutto il resto. Allora ecco l'uso del self-food che, andando a inibire questa ulteriore fonte di stress ossidativo, fa sì che si riduca la sintesi degli AGEs e tutto viene trasformato in acido lattico. Considerando che più mangio cose strane, in quel senso lì, più ho una iperinsulinemia ed un'insulina resistenza, che a livello cardiaco altera il metabolismo dei vari nutrienti. A livello glucidico sappiamo che arriva fino anche ai danni endoteliali, così come a livello lipidico, altrettanto aumenta delle LDL piccole e dense, che sono quelle più aterogene, disfunzione endoteliare, formazione di placca aterosclerotica. A livelli danni miocardici arriviamo addirittura alla steatosi cardiaca, cosa che sembra quasi un qualcosa di impossibile. Quindi aterosclerosi, non vi tedierò con cose di biochimica, non sarei all'altezza, ma è sfizioso andare a vedere dove sta, chi è il colpevole della genesi e del perpetuarsi del segnale infiammatorio. Quindi abbiamo una concorrenza di tutte le varie cellule, quelle della parete arteriosa, alcune cellule ematiche, le proteine plasmatiche, le proteine tessutali e i fattori di crescita, tutti concorrono alla genesi della placca aterosclerotica. Però questa placca aterosclerotica, sappiamo benissimo, non si va a depositare sui tratti rettilinei, ma si va a depositare là dove ci sono curve e biforcazioni, dove il flusso ematico ha un brusco cambiamento di direzione. Il flusso non è più laminare, è quindi un flusso vario, e laddove si hanno più frequentemente le lesioni aterosclerotiche, a differenza dei tratti rettilinei, dove è più raro vedere la comparsa di una placca aterosclerotica. E quindi che abbiamo? Che durante il periodo postprandiale, chilomicroni e lipoproteine a bassa densità vanno ad attivare una risposta infiammatoria acuta.
che riguarda un po' tutto. Il discorso principale, oltre all'aggregazione, che questo stato infiammatorio acuto porta al primo movens della lesione, la disfunzione endoteliale. Disfunzione endoteliale è stato infiammatorio che non riguarda solo le cellule endoteliali, ma anche i monociti che si trasformano in macrofagi e formazioni di cellule squamose, che a loro volta vanno a infiltrare l'endotelio basale. Però c'è un problema che poi è stato visto e risolto con la ricerca. La memoria innata, fino a qualche tempo fa, sapevamo che non ne aveva la memoria. Per cui come fa questa immunità innata a perpetuare il segnale proinfiammatorio? E si è visto che sempre in funzione della risposta epigenetica, queste cellule staminali mieloidi possono essere riprogrammate, quindi con alterazione dell'espressione genica, con acquisizione di un fenotipo proinfiammatorio, ed ecco qui che è giustificato il perpetuarsi di uno stato infiammatorio che altrimenti scomparirebbe. E quindi non sarebbe più causa di questa placca aterosclerotica. Altre cellule acquisiscono un fenotipo proinfiammatorio, come quelle endoteliali, e le cellule muscolari lisce. Vi lascio, ma non subito, perché vi voglio anch'io ricordare della scuola dove ho l'onore di partecipare con un docente, con due appuntamenti sulle patologie cronico-degenerative a livello nervoso e sul gut access, ovvero i vari assi che dalla salute o dalla malattia dell'intestino possono interferire sulla salute o la malattia di tutti gli altri organi ed apparati. La conclusione di questo lavoro di qualche mese fa, che dice che l'invecchiamento cardiovascolare è il risultato di una complessa interazione di fattori genetici e modificabili epigenetici, di stile vita e ambientali, e vi saluto con questa frase che mi venne una volta facendo una scuola. Dobbiamo cercare di curare le persone apparentemente in stato di buona salute prima che diventino evidentemente malate. Ecco questo, vi ringrazio.